Buongiorno dalla Riparo Store. Il nostro negozio nasce quasi 10 anni fa, quando gli smartphone sono diventati più popolari e a portata di tutti. Quindi è arrivata la necessità di ripararli e di averli subito, perché la gente ha cominciato a usarli per lavoro e per altri scopi. La passione per la riparazione dei dispositivi ce l'ho già da quando ero piccolo, e da lì è nata l'idea di creare un negozio di riparazioni per smartphone, tablet e PC. Siamo partiti da semplici riparazioni come un cambio schermo, un cambio vetro, un cambio batteria, la cassa, la fotocamera, per poi arrivare a fare riparazioni più complicate di quinto livello, come le schede madri e le riparazioni sulle schede madri. Ad oggi il nostro punto vendita non si occupa solo più delle riparazioni, ma anche della vendita dei prodotti usati, ricondizionati e anche nuovi, trasferimenti dati e anche recupero dati dai dispositivi rotti con lo schermo rotto o con la scheda madre rotta. Nel tempo siamo diventati rivenditori autorizzati di operatori telefonici come Vodafone, Iliad, Link, Mtiscali, Digio o Like Mobile. Il più grande traguardo che abbiamo raggiunto da poco è che siamo diventati riparatori ufficiali IRP. Cosa vuol dire IRP? Che siamo dei riparatori ufficiali che usiamo ricambi ufficiali Apple e tutte le loro diagnosi e tutti i loro strumenti con ricambio originale. Trovare nel nostro negozio smartphone, PC e tablet nuovi, usati e ricondizionati, e accessori per tutti i vostri dispositivi. Riparazioni express in 15 minuti, perché non può fare a meno del suo dispositivo. Un altro punto importante del nostro negozio è che ritiriamo i vostri dispositivi sia rotti che funzionanti, o li prendiamo in permuta per il vostro nuovo dispositivo o quello ricondizionato. Vi aspettiamo numerosi, che sia per un telefono nuovo o ricondizionato, per una riparazione, un cambio operatore, abbiamo la soluzione giusta e prezzi contenuti per tutte le esigenze. Ci troviamo a Rivarolo Canavese, in piazza Aimone Chiorati 6, sotto il Palazzo Vicario. Vi aspettiamo i numerosi.